Proprio nei giorni in cui sono forti le polemiche per gli errori degli arbitri in campo e al VAR, le Iene raccolgono una testimonianza inedita. Sono un arbitro di Serie A attualmente in attività e voglio segnalare quelle che per me e per altri arbitri sono le gravi anomalie del sistema arbitrale in Italia. Perché mi sono deciso a parlare? Per amore del gioco del calcio e perché credo ancora nei principi di lealtà sportiva, ma anche perché questa situazione è diventata insostenibile e sta condizionando le carriere di molti arbitri attraverso un sistema di valutazione del loro operato che presenta molte anomalie. A parlare in esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano un arbitro di Serie A che in un'intervista a Filippo Roma, dopo aver spiegato i motivi per cui sceglie di mantenere l'anonimato, essendo ancora in attività e temendo ripercussioni per la propria carriera, affronta una serie di criticità del mondo degli arbitri in Italia, a partire dagli errori commessi, secondo lui, dai colleghi in campo e non sempre corretti dagli arbitri al VAR. Per continuare con la scelta delle immagini che vengono mostrate al pubblico per giustificare alcune decisioni prese dal VAR. Infine, racconta come secondo lui almeno 5 tra arbitri e assistenti stanno ricorrendo alle vie legali contro l'AIA, Associazione Arbitri Italiani, e la CAN, la Commissione Arbitri Nazionali. Nel video anche l'intervista al designatore degli arbitri Gianluca Rocchi e le critiche sull'operato degli arbitri da parte di noti giornalisti sportivi come Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. Questo il dialogo tra l'arbitro e l'inviato.